questo sabato pomeriggio. Sabato italiano. Sabato comunque un sabato italiano, è un sabato totalmente italiano che oggi pomeriggio non vorrei neanche lavorare. Questa nuova wave. Beh, cazzo sei, Shabbat. Che non lavori da sabato. Un po' in Shabbat mi sono messo appena sono arrivato da casa. Anch'io vorrei mettermi in Shabbat, ma invece ho la maglietta di cane guerriero. Senti, uscendo anche dall'inquadratura. Sigla! No, cominciamo. No. Come state? Mi è passato il male al braccio. A lui è passato male al braccio, ma voi come state, ragazzi miei? Io vorrei sapere bene la vostra giornata, come è andata oggi sabato. Cosa fate di bello oggi pomeriggio? Oggi pomeriggio tornano a casa da scuola, mangiano, guardano i cartoni animati. Non si va più a scuola sabato, dove sei rimasto negli anni 90? E sabato si va a scuola, No, non si va a scuola. Scrivete qua sotto, scuola sì, scuola no. Fatemi sapere anche com'è andata. Poi sono andati a casa. Cosa fate oggi pomeriggio? Oggi pomeriggio ascoltano lì si tagliano e si deprimono in casa. A proposito di Pip, pace all'anima sua, adesso il treno, visto che il treno madre... dei vagoni dei sotterrati, di quelli di sotterrati. Ho capito. La madre adesso sta facendo uscire il disco per... Spero che sia la madre a cantare. Secondo me è vivo insieme a Tentacion, perché altrimenti non poteva far uscire un disco. Ma della è possibile morte. Se è morto non può far uscire un disco. E se come ha fatto fai? Un disco postumo registrando post-mortem. Soltanto i rumori del... Post-mortem, sì. Della putrefazione. Bravo. Un disco ASMR di gente che si putrefica. Ci hanno messo un microfono altissimo di frequenze mentre va, e poi lo mandano in... Minchia raga, la devo fare. Sì, è una cosa macabra però. Fa niente. Ragazzi, il 31 di questo mese Halloween. Ad Halloween siamo al nuovo raduno che abbiamo creato apposta per voi, perché è Halloween, dalle 5 alle 8 allo studio dei tatuaggi Il Fauno. E se volete info maggiori lo trovate su Instagram, perché ogni giorno facciamo le storie dove mettiamo esatto ci facciamo un botto di storie. Fai le storie, sì, coglio. Fai le storie, coglione. Bravo. Sigla. Il 31, sempre mercoledì, esce la prima puntata di Showbiz presentata da Easy One, composta da Jake the Smoker e Ghisa. Sono dei leoni robot che si compongono e formano uno Showbiz. Il format è molto figo, praticamente in un'ora devono fare un beat con il tema l'argomento scelto. Molto interessante, perché sul beatmaking c'è veramente poco. Siccome non è creata da noi, è una cosa molto seria, quindi guardatela come se fosse una cosa molto seria. Esatto. Detto questo, a parte le minchiate, a parte tutto quanto, partiamo con le vere minchiate. Guarda la faccia del teschio. Sembri osso. Ti piace? Sì, osso malosso. Nuvola, Side Baby. Andiamo a vedere cosa ha combinato assieme al suo amichetto. Oddio. Chi? Draftgold. Sul canale di Draftgold. Vai. Sempre sto carry on. Edge beat? No, è semplicemente la melevisione, ragazzi. Nuvola in aria nel nulla. Escono nuvole. Non ci posso fare nulla. Sono zitte e guardi. Pensavo che paga. Bello. Strofa! Dai! Sparo a Cupido! Cosa? Puoi solamente guardarlo, solo sto in atto. Beh, però carina, interessante, alcune cose sono molto interessanti. Bello ritornello. No, è bello. Molto bambino. Sì. No, però figlia, capito? Per l'asilo, bambino. Sì, sì. Aprite la bocca quando parla. Troppo diversi, siamo giovani leggende, faccio freestyle, giovani leggende, faccio freestyle, giovani leggende, faccio freestyle. Con la mia nuvola in aria. Finita? No. Ci piaceva il ritornello, ora te l'ascolti 6 volte. Questa Bino sembra che molle, invece. Percepite? No, no, aspetta. È inutile che adesso entri nel viaggio dei bambini. Ma entro nel viaggio dei bambini. Dai, c'è la cameretta rosa, abbiamo le cacchine rosa, c'è Arale. Entriamo nel viaggio dei bambini. Non ci voglio entrare. Perché no? Perché non mi piace questa canzone? Non ti piace il pezzo di Draftgold? Ma il ritornello era molto bello. Non mi piace neanche il ritornello. Mi sembra di minchiata, di quelle plastificate. Sì, quello
brutte, sempre, certo, ma nemmeno plastificate per fatte bene. Fatte plastificata fatta male per un pubblico che ormai è abituato a quella merda e non cerchi mai neanche di sforare un pochettino per fare una cosa più bella. No, no, rimani in quella cazzo di comfort zone che piace solo a quelli che poi crescono. L'anno prossimo questi crescono, raga. Non avete più il pubblico stesso di adesso. I suoni hanno già cacato il cazzo. Basta. Quanta roba ha fatto questa roba? È uscita ieri sera. Non c'è scritto quanti ne ha fatte. No, non c'è scritto. Ascolta, fratimo. Guarda che il ritornello era molto orecchiabile per essere una melevisione. Se fosse stato punk rock stupido, sarebbe fighissimo. Ma a me non piaceva già il punk rock stupido. Se l'avessero fatta le porno riviste, questo ritornello c'era. Ma sai perché? Perché avrebbero messo dentro a livello musicale degli strumenti e degli arrangiamenti differenti. Aspetta, Side, nonostante ha fatto il pezzo easy, ha comunque preso una vena conscious. Che tu, vabbè che Side fa cagare a repare, quello no, che vuole. No, ma questo sono d'accordo. Quello che vuole. Però lui anche adesso nei pezzi meno impegnati sta cercando di mettere una vena conscious, che tanti rapper molto più bravi di lui non stanno più facendo. Bravo. E questo è una cosa molto figa. Oh, scusa, sai, Arturo. No, penso che lui vecchio Side Baby, eh? Cioè io qua leggo Side Baby come nato. Lo so, vabbè, però adesso lui è Arturo, quindi mi sono confuso io. Tanto di cappello che tanta gente, sia della vecchia scuola che adesso è mainstream, chiede le nuove leve, ha perso di mettere il conscious, sì, e di mettere dei cazzo di concetti. Lui ha detto: fumo marijuana, fanculo lo Xanax. Molto interessante. Ma quella fanculo. Adesso leggiamo il testo, però io voglio fare un appello, ragazzi. Se noi abbiamo veramente voglia di confrontarci con Side per vedere anche la sua crescita artistica, sì, se volete aiutarci a farlo venire qua da noi, dove possiamo fare una piccola intervista con lui, o 5 minuti di violenza, addirittura nella live con i commenti abilitati, andate sotto l'ultima sua foto e chiedete di venire da noi. A noi interessa. Però glielo chiedete lui... voi, io non glielo chiedo, perché comunque ci abbiamo visto, ci siamo parlati, è tutto a posto. Secondo me, prima che iniziamo a leggere il testo, sì, se li faceva fare solo il ritornello a Drefcold, era una canzone che non avrebbe fatto così schifo. Forse hai ragione. Forse hai ragione. Sarebbe stata una canzone easy, con un po' di conscious di Arturo, con un ritornello orecchiabilissimo, sempre per, sempre per la fascia dei bambini. Sì. Non venitemi a dire è il mio viaggio happy, perché vado a raccontare a qualcun altro. No, no, è proprio la suoi. Queste cazzate qua vanno bene per i 12 anni che leggono gli articoletti e poi ripetono: ah, ma non me la veniva a raccontare. Non ce l'ho con Arturo. Comunque. No, no, vai, infatti, ce l'ho con tutti gli altri. Il pezzo di Drefcold, cioè sta nel disco, sta nella wave di Drefcold, non in quella di Side. Quindi ovvio che Drefcold non poteva fare solo quello. Il problema è che io tutti quanti sento parlare molto bene di Drefcold, perché io lo so tutti, anche gli artisti grandi. Vuol dire che questo ragazzo probabilmente di persona ad impatto non è così stupido come può scaturire. Io ho visto l'intervista. A me non interessa, io sto parlando rapporto umano. Quindi sì, non è una cosa umana che a me dà fastidio Drefcold. A me dà fastidio Drefcold per il testo e per le minchiate che scrive. Ma io come ma secondo me è proprio una percezione. Lo vedono insieme a Sfera, insieme a Wepecchegni, insieme a questo, insieme a quello, allora danno per scontato che sia uno valido. Ma, ma i testi no, sono ma qua. Ma tu hai fatto nomi di gente che per me personalmente non è valida. No, per dire, però sono i big. Ok. Però okay, poi è inutile che mi fanno le interviste tutte impegnate, che quando parlano sembrano minchia Leonardo da Vinci del rap. E poi però i testi e i flow e i pezzi sono qua. Ma sono da sentire. Ma è quello che sto dicendo. Cioè raga, voi vi state, io vorrei dirvi che vi state mangiando, avete ordinato i tortellini in brodo e vi state mangiando solo il brodo e state dicendo che è buono. Ma voi avete ordinato i tortellini in brodo e vi state mangiando solo il menù e dite che è buono, perché voi leggete e dite: ah, allora è figo, allora è bello. E poi sembra che non ci avete più le orecchie collegate al cervello. Comunque andiamo a leggere il testo. Ho la testa troppo in alto, tra le nuvole. Prova a raggiungermi, ma tanto è inutile. Sono troppo in alto. Sono più in alto dei grattacieli e le cupole. Faccio ciao agli alieni, posso sparare a Cupido. Sono in alto, più in alto di voi, fumo le canne, sono in alto. Noi siamo diversi, viaggio altissimo. Tre anni a sta parte l'hanno detto tutti. Posso sparare a Cupido, è lì? La solita roba dell'amore, sì, capito? Sì. Il fatto dell'odio, perché dell'amore. Perché anche Cupido vola, lui vola più in alto. Scopo una tipa, dopo la lascio subito. Sai che non sono romantico. Sai del Dref, fumiamo un sacco. No. Ah, è qua che non si capivamo cosa hanno detto. Ah, ok. Perché lui non apre la bocca quando parla. No. Fumo un sacco. Tu non fumi così tanto, tu non brilli così tanto. Quindi per brillare, per diventare qualcosa, per diventare gigantesco no, nella vita. No, non è che se tu fumi brilli. Tu non fumi così tanto e non brilli comunque non brilli così tanto perché hanno le collane. Comunque puoi impegnarti a fumare tantissimo, che fa bene. Fa un sacco bene fumare sì, tantissimo. Fumate tantissimo. Non posso insegnarti a farlo, puoi solamente guardarlo. Sto in
in alto come gli aeroplani. Nuvola d'erba, fanculo lo Xanax. Bello. Ripetuto, fanculo lo Xanax. Questa è una cosa bellissima. Lana. Tutto quello che è poi subground. Esatto. Ho perso una collana. Chiamo il gioielliere e fammene un'altra. L'ho persa. VVS al collo. Due toni sul polso. Sai tuoni. Che faccio questa merda fino a quando sono morto. Sarò morto, però vabbè. Adesso abbiamo tenuto per anni quell'altro di cancella il debito. Che non sbagliava le parole. Vabbè, ok. Ma chi ha cancellato il debito? Giovanotti. Allora ho detto giusto. Sto appena poco fuori lo spazio. Quindi appena oltre la stratosfera. Nella mia nuvola non c'è più spazio. Tu chiami a me perché pensi che è pazzo. Tu chiami a me perché pensi che è pazzo. Allora io ti chiamo. Io vabbè, ma fate troppo pazzo. Aspetta che lo chiamo. Vada. Dimmi. Che pazzo. Sì. Vivo proprio così, ragazzi. Vivo con 4 ore di sfaso. Bene. Ho soltanto once, non sassi. Quindi ho soltanto canne, non grammi di bamba. Però da una canzone all'altra cambia lui. Ogni tanto c'ha la coca. No, però aspetta, l'altra volta ho detto no coca, Sì, non era lui. Sono tutti uguali, Non era lui. Se lo dice uno come fa questo con tutti. L'ho detto io. Era Madman. Nel mio backpack, soldi contanti. Insieme a Side non compro quei soldi. La tua tipa Suicide continua a provarci. Tu hai una tipa Suicide e continua a provarci con il telefono. Provarci, sì. Puoi provare a essere come noi, ma siamo troppo diversi dagli altri. Siete alieni. Dal mio collo che mi soffoca, ho serpenti di oro e diamanti. Dal mio collo che mi soffoca, ho serpenti di oro e diamanti. Quindi è il collo che lo soffoca. Ha un collo grosso come quello, come il cantante degli Slipknot. Sì. Presente? Dal mio collo che no, dei Cannibal Corpse. Rolex di diamanti, cuore di diamanti. Non sei me. Prima rubavo, qua però è già, è già duro. Prima rubavo, ora faccio il cantante. Ringrazio sempre Dio per sta chance. Bello. Bravo. Tagliato i legami con infami e cagne. Bravo. Ok, GFSI giovani leggende. Faccio freestyle, non sto leggendo. Rolex troppo ghiacciato, non riesco più a leggerlo. Lo spero che GFSI freestyle davvero non avesse scritto. Vabbè. Questa è la canzone. Ma è una piccola citazione alle altre tre persone che ha lasciato indietro? In generale. Okay. È sempre la solita aria fritta, raga. Da Zoda a chiunque altro. Ma anche quel poverino di quello che piace a noi, come si chiama? Non andava a scuola? Sì. Siete sempre lì a dire siamo troppo diversi. Siete talmente tutti diversi che siete tutti uguali. Siete tutti troppo in alto, troppo su, troppo irraggiungibili, troppo giovani, troppo diversi, troppo più in alto le nuvole. Tutte le stesse cose di te. L'unica cosa bella di questo testo, chiamiamolo testo, sono le cose un po' conscious e un po' pro-life e con un occhio di riguardo a chi lo segue di Arturo, che dice fumo le canne, fanculo lo Xanax, prima rubavo, adesso faccio il cantante e ringrazio Dio per questa chance. Bellissime, sono cose veramente, se è vero sono due frasi su una canzone intera, sì, però almeno lui le ha messe e su tutto quel vuotismo che è la canzone spiccano quelle due frasi. Sì, perché sono quelle più sensate e più importanti. E quindi ok, per me non è un pezzo che, anche se l'avessero fatto punk rock, molto pop punk rock, sarebbe stato più figo. Però no, solo Arturo, io non so come la gente ascolta sta roba. Io, ripeto, Arturo ha fatto due frasi, però in tutto il suo viaggio di sciatterie, di oli e diamanti, almeno due frasi di pro life le ha messe. Quell'altro, manco quelle. Io sto aspettando il disco di Arturo, io sono curioso di vedere. Io sono curioso del disco e vorrei tanto faccio una chiacchierata come l'ultima volta. Sì. Perché già l'ultima volta Arturo mi ha detto, qua è inutile che stiamo sempre a fare le stesse cose, se no rimaniamo sempre gli stessi. E adesso capisco cosa voleva dire, che lui aveva già in mente evidentemente questo suo cambio conscious. Quindi bella per lui, nel suo essere sballottato tra una stratosfera e un cosmo e un altro, aveva già un'idea artistica da seguire. Soprattutto se succedono determinate che cose. Poi non sia, che poi non sia questo liricista, questo paroliere, eccetera. Io dico sempre che prima delle parole l'importante è quello che cerchi di esprimere. Poi questa nuova wave permette di esprimerti con quattro parole in croce, quindi magari se riesci a giocarsela pure bene. Raga, gol purtroppo no. Noi vi salutiamo e ci vediamo se non ci lasciate prima. Sì. Raga, i venerdì, tutti i venerdì su Twitch twitcherà un nostro grandissimo amico. Il venerdì o il martedì? Venerdì dalla sera dalle 9 in poi. Visto che siamo sempre qua a parlare di fantasie, che siete tutti alieni, noi al posto di alieni parliamo di zombie con Taprak Bang. Andate a vederlo su Twitch sul nostro canale. Arcade Ciao. Boys su Twitch.